fondatale, quindi a sorta di premio, o comunque per media legislazione abbiamo venduto questo bene, questo feudo di risultati. Allora l'importo di acquisto fu di 200 milioni di lire, quindi parliamo fine anni 80. No, fine anni 79-80, inizio all'80 che ci fu l'altro, quindi dicembre del 79. Anche lì c'è una vicenda molto particolare. Arda, è appena finita la riunione, così una sorta di seminario con i giovani di Petralia Sozzana e anche di altre parti delle Madonie. Vincenzo, cosa ci vuoi dire? Ci ha raccontato la storia del feudo Verbuncaudo, che poi è la storia un po' degli ultimi anni della tua vita. Possiamo partire da quella che è una delle frasi più belle che almeno io ricordo di Paolo Borsellino, che comunque parlare di mafia rappresenta, mi sembra, un momento di partecipazione, di maggiore conoscenza, soprattutto in questa casa dei giovani. Quindi dà facoltà di poter dire in modo più compiuto di quello che purtroppo è il nostro cancro, che è la Sicilia, nel suo insieme purtroppo soffre. Per quanto riguarda l'iniziativa di questa sera, si incastra con quella che fu l'iniziativa di giorno 11, dove i giovani delle Madonie hanno deciso finalmente e responsabilmente di occuparsi di quello che in effetti è il territorio cui hanno deciso, secondo il mio punto di vista, coraggiosamente di stare. E quindi per vivere in questo territorio sono dell'avviso che si deve essere protagonisti positivi e propositivi. E ci sono tutti gli elementi per poter determinare questo tipo di intenzione che loro hanno, in modo molto chiaro, dichiarato precedentemente e confermato con la riunione, con l'incontro di oggi. Sì, e sul fatto che quella data che tu citi, l'11 giugno, e che Madonie Live, diciamo che ha fatto la cronaca, ha fatto il servizio su questo evento, doveva esserci una manifestazione nazionale o comunque regionale, che non c'è più stata, tu sai perché? No. Io credo che queste cose sono domande che vanno rivolte a coloro che l'hanno proposto, capire che cosa si è mosso, che cosa ha potuto più o meno mettere in discussione le manifestazioni che erano state fatte pubblicamente, dette, non sapevo quali sono le... Certo, ve lo chiederemo quindi alle istituzioni presenti allora. Grazie Vincenzo, alla prossima volta. Allora, si è appena concluso l'incontro seminario con Vincenzo di Arda all'Anteus di Petralia Sozzana, e ci ha raccontato la storia del feudo Verbuncaudo, e sono qua con una delle giovani promotrici di questi incontri che la società civile madonita si è resa, insomma, protagonista. Sono con Paola Sabatino. Paola, dici cosa ci vuoi dire di questa serata, di questo incontro? Allora, impressione a caldo. Sicuramente per noi giovani è importante confrontarci con i nostri predecessori, perché purtroppo non avendo memoria storica di certi fatti non siamo in grado di collegare determinati avvenimenti che sicuramente segnano delle tappe fondamentali per poter avere un quadro chiaro di cosa si muove in questo territorio. Ovviamente questo è stato il primo di una lunga serie di incontri e di attività che abbiamo intenzione di promuovere. Già stiamo organizzando un'iniziativa di 3 giorni, speriamo che tutto vada bene. Sicuramente coinvolgere quanti più giovani possibili per ridare a tutti la speranza di sognare un mondo legale dove chi lavora e chi ha intenzione di guadagnarsi il proprio futuro ne abbia la possibilità è uno degli obiettivi principali, perché altrimenti ovviamente rimarrà un deserto. Cioè, questo forse non l'hanno capito neanche le persone che sono a qualche gradino più alto, che purtroppo se crollano i gradini più bassi, quelli più alti sprofondano. Bene, grazie. Questo è quanto. Grazie Paola.